Il caffè è un piacere irrinunciabile. Ma vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro quella piccola tazzina? Insieme a National Geographic Channel scoprite i segreti legati a un rito tutto italiano. Il caffè espresso, il caffè perfetto degli artisti del gusto. A farci strada in questo mondo saranno delle guide d'eccezione, i baristi. Ci sveleranno, con l'aiuto degli esperti dell'Università del Caffè di Trieste, tutti i segreti della bevanda italiana per eccellenza. Un viaggio, un percorso unico nei migliori bar italiani che oggi ci porta a Roma. A pochi passi da Piazza San Giovanni ha preso vita un'avventura che da anni delizia il palato di tutti i romani. È una storia tipicamente italiana, una famiglia, un bar e tanta passione. È qui che andiamo a conoscere gli artisti del gusto di oggi. Mi chiamo Roberto. Per me la mia famiglia è importante. Da mio padre è iniziata tutta la nostra storia. Certo, 50 anni fa era tutto diverso. La qualità però non è cambiata. Anzi, abbiamo cercato di migliorarla. Quando entro nel bar, vedo mia sorella Cinzia, io bambino, e mio cognato Massimo a fare i primi tiramisù con papà. Fare il barista è sicuramente faticoso, i sacrifici sono tanti. Le giornate a volte sembrano non finire mai, ma la voglia di proseguire il sogno di mio padre non mi fa sentire la stanchezza. Oggi questo caffè ha anche il sapore della nostra storia, la storia della nostra famiglia. Della famiglia Pompi. Il tema della puntata di oggi è l'utilizzo del caffè come ingrediente cucina, perché se molti sono convinti che vada bevuto esclusivamente in tazza, è in realtà l'ingrediente fondamentale per dare forza e vigore a diverse ricette. La ricetta di cui parleremo oggi è una fra le più conosciute, il tiramisù. Il tiramisù è un prodotto antico, è un prodotto che tutti possono fare a casa. Secondo me ciò che rende il tiramisù di Pompi unico nel suo genere è il fatto che fare un buon tiramisù è una cosa più o meno possibile a tutti. Fare 220 tonnellate di tiramisù l'anno, tutte buone uguali, richiede una grande esperienza. Il dolce più famoso che conosco con il caffè è il tiramisù. Il caffè è importante perché se non azzecchi la miscela giusta, il tiramisù risulta anche troppo amaro. Io credo che per chi è amante del caffè la differenza la senta. Poco ma sicuro che un tiramisù senza il caffè non è un tiramisù. Usiamo una arabica 100%. Che detiene all'origine circa 800 fragranze, di cui la metà avvertibili al palato e la metà avvertibili all'olfatto. Usano prodotti ottimi. Talmente buono che vengo anche da fuori Roma per mangiare questo tiramisù. Buon tiramisù è ben riuscito quando non risulta pesante. This is much lighter than the tiramisù we have. Era un mese che non lo mangiavo e che me lo sognavo la notte un altro po'. Pull me up! Non esistono un luogo, una data certa in cui è stata creata questa ricetta. C'è una leggenda che narra che attorno al XVII secolo questo piatto fosse stato preparato per il Granduca Cosimo III di Siena per consentirgli di riprendersi dalle fatiche in un'epoca in cui il caffè era proibito consumarlo. Le prime tracce scritte le troviamo attorno al 1970 nelle pasticcerie del Veneto, nella zona di Treviso, dove questa ricetta veniva proposta come piatto particolarmente alla moda. Non siamo così presuntuosi da dire che l'abbiamo inventato noi. Il tiramisù è presente nel mondo da anni e anni e anni. E ricordo questo piccolo particolare che lo abbiamo assaggiato la prima volta in Alta Italia. Papà scrupolosamente ha chiesto una sorta di ricetta a questo ristoratore albergatore. Da lì abbiamo cominciato il nostro lungo percorso che oggi ha reso il nostro prodotto magari tra i più chiacchierati al mondo. Ricordavo papà lo portava su dei
feci i vassoi di cartone con della carta velina e la portavo a casa. Io neanche la utilizzavo fuori dal frigorifero, andavo lì col cucchiaino, praticamente aprivo solamente lo sportello del frigorifero. All'inizio ne ho mangiati tanti, devo essere sincero. A questo punto sarete curiosi di sapere come nasce un capolavoro così tanto ammirato. Facciamoci svelare da Roberto la preparazione di questo fantastico e famosissimo dolce. Preparare un buon caffè espresso una alla volta. Preparare la crema a mascarpone composta da uova, zucchero e mascarpone stesso. Impregnare i biscotti novarini nel caffè espresso caldo. Stendere la crema al mascarpone sui biscotti novarini. Stendere un secondo strato di biscotti novarini e ricoprirli con un secondo strato di crema al mascarpone. Coprire con del cacao in polvere amaro. Tagliare a scaglie del cioccolato fondente e spargerlo sul tiramisù. Sigillare la confezione del tiramisù. Depositare la confezione nella battitura. A questo punto il tiramisù è pronto, quindi buon appetito. Mi ha fatto molto piacere notare che nel laboratorio di Pompi c'è una persona che è dedicata all'estrazione del caffè. Questo è un elemento molto importante, perché se noi facciamo il caffè prima o magari usiamo il caffè lasciato del giorno prima, abbiamo un caffè che è sicuramente ossidato e risulterà particolarmente indigesto. Un altro elemento è che comunque sì, il caffè va fatto prima e lasciato riposare un po', perché se lo utilizziamo troppo caldo il biscotto si sbriciola. Si chiama così perché forse ti fa diventare più felice dopo che l'hai mangiato, perché è buono. Infatti ora io, a me ci vorrebbe un bel tiramisù ora. Diciamo pure che tiramisù si chiama così perché è peccaminoso. Il matrimonio fra caffè e tiramisù è un matrimonio ideale, perché abbiamo l'unione fra la forza che viene data dai carboidrati e il vigore che viene dato dalla caffeina. È molto importante fare attenzione alla corretta estrazione del caffè, perché un caffè troppo lungo sarà sicuramente molto amaro e non deve essere quell'amaro che disturba e che gratta in gola. Poi non dobbiamo assolutamente zuccherarlo, perché così avremo anche il piacevole contrasto fra dolce e amaro. Secondo me artisti del gusto significa garantire la stessa qualità nel tempo, sia la prima tazzina, la decima, la centesima, la millesima tazzina di caffè. Questo per me significa essere un artista del gusto, garantire sempre la stessa qualità. Orgogliosissimo di essere un barista. Non mi tiro indietro qualora ho problemi al banco, manca una persona, mancano due persone, non ho problemi a mettermi lì e dare una mano ai ragazzi, perché secondo me l'umiltà rimane alla base di ogni persona. Se non c'è desiderio, se non c'è passione, se non ci sono ambizioni, è inutile andare avanti, cioè, lascia stare subito, dal primo giorno. Sembra un po' burbero, un po' duro, invece è buono, è un buono. Professionale, Roberto è professionale e nello stesso tempo, anche se un po' borbottone, ci stai bene. Roberto tante volte chiama una consegna, due caffè, tre caffè, così consegna, però noi non capiamo tante volte. Roberto è come quando dici Francesco Dotti, uguale, è il capitano. Mentre Roma sembra volersi riposare per qualche ora, il bar Pompi non conosce pause. Fino a notte fonda, gli artisti del gusto sono pronti a soddisfare i desideri degli appassionati del più famoso dolce a base di caffè. Il tiramisù di questo bar è diventato un punto di riferimento, beh, sicuramente perché è buono, ma anche perché ne fanno tantissimo e sono riusciti a mantenere una produzione artigianale pur facendo grosse quantità. Io faccio sempre un esempio, dico sempre la stessa cosa a chiunque mi incontra. Io prima che chiuderò gli occhi un giorno dovrò ringraziare solamente una persona, e quella persona è mio padre.